Ciao a tutti ragazzi e eccoci con un nuovo video, sarà un video tutorial di make-up. Molte, diciamo, sotto ai commenti del giveaway mi sono state fatte diverse richieste, tra cui un trucco per una cerimonia. Allora, io ho pensato di realizzare questo trucco tenendomi comunque molto naturale, per un trucco per una cerimonia magari da giorno. È un trucco comunque definito, ma su toni appunto neutri, con solamente del gloss sulla bocca. E niente, io ringrazio tutte le persone che stanno partecipando al giveaway e ringrazio le ragazze che stanno interagendo con me sia sulla pagina che appunto su YouTube facendomi richieste, perché sono molto contenta appunto di soddisfarvi. Spero che le persone che mi hanno chiesto un video, diciamo, trucco evento speciale, cerimonia, siano comunque soddisfatte da questa mia proposta. Io niente, vi saluto e vi lascio il tutorial. Ciao! Applico il fondotinta dell'Avon, quello appunto effetto matte, e lo applico con le mani. Lo stendiamo come fosse una crema, lo stendiamo molto bene e poi andremo a tamponare appunto l'eccesso con una spugnetta da make-up. Ok, adesso prendiamo appunto una classica spugnetta per il make-up e andiamo a tamponare il viso, così da togliere l'eccesso di fondotinta. Ok, adesso applico un po' di correttore e utilizzo il mio classico correttore dell'Avon dell'Ideal Flawless, la tonalità più chiara. Lo stendo. Adesso applico invece la mia base per ombretto, la I Love Sage di Essence. Palpebra fissa e palpebra mobile. E la stendiamo bene. Una volta fatto questo passaggio, andiamo a fissare il tutto con un po' di cipria. Allora, come cipria utilizzo quella che sto utilizzando in questo momento, che è quella della Color Trend, la Translucent Tan, che ho praticamente quasi finito, quindi la sto utilizzando per appunto terminarla. Come pennello uso il pennello che avete visto nell'ordine di Elf, che è appunto il Powder Brush, che è questo con questa sezione, ed è comodissimo per stendere la cipria, quindi la prelevo, sbatto l'eccesso e la passo su tutto il viso.
fissiamo anche il correttore. Ok, adesso passiamo al trucco occhi. Allora, utilizzo questo duo di Elf e vado ad applicare la parte più chiara, quindi è quasi in color carne, colore della palpebra, con il pennello della Essence da ombretto. E lo applichiamo su tutta la palpebra mobile. È un color carne quasi, diciamo, invisibile, quindi molto vicino all'incarnato, però luminoso. Ok, mi avvicino così forse vedete meglio. Ok, quindi ho semplicemente appunto steso l'ombretto su tutta la palpebra. Ecco qua. Poi con un pennello da sfumatura, io uso appunto quello della Essence, vado a prendere questo marroncino qui. Lo prendo, sbatto l'eccesso e vado nella piega. Ok, sfumiamo bene portandolo anche un po' fuori. Ok, sfumiamo bene. Ok, una volta sfumato. E andiamo a riprendere il duo dell'Essence e prendiamo questa volta il colore più scuro. Sempre con un pennello da sfumatura e lo sfumiamo sempre all'interno della palpebra. È un, diciamo, marrone molto luminoso, tendente al bronzo. Questo duo è davvero, mi piace davvero, davvero molto come colore. Portiamo la sfumatura molto in fuori. Ok, adesso diciamo, puliamo leggermente il pennello su un fazzoletto di carta e riprendiamo il color carne del duo di Elf. E ci aiutiamo con questo a sfumare i contorni. Ok, adesso prendiamo un po' di bianco e io prendo quello del Beauty Book di Elf e lo prelevo con un pennellino, così. Purtroppo non è per niente scrivente questo bianco, cioè non mi piace davvero per niente. Questa paletta ha dei tanti colori. Sul, diciamo, naturale o sui grigi, appunto per fare uno smoky, però non tutti sono scriventi, tra cui il bianco. Quindi, anzi, se mi volete suggerire un bianco da utilizzare appunto nell'arcata sotto le sopracciglia per andare a illuminare, che scriva, scrivetemelo sotto i commenti perché lo sto cercando e pensavo di risolvere con questa palette di Elf, ma niente, non scrive. O comunque devo fare 3.000 passate prima che scriva. Ok,
Allora, adesso andiamo a mettere un po' di matita e io utilizzo questa matita della Color Trend, la punta è marrone, quindi traccio una riga sottile all'attaccatura delle ciglia. Mi sono sporcata. Ok, allora adesso vado con un pennello da eyeliner, che è sempre questo qui della Essence, e vado a praticamente sfumare la matita tirandola. Ecco qui, vado a mettere sempre un po' di matita sotto la rima inferiore e anche qui prendendo un po' di marrone matte sul pennello vado anche qui a sfumare. Mi prude, ok. Perfetto, adesso prendo una matita color burro, color beige avorio e io uso questa pastello di Neve Cosmetics e la vado a mettere nella rima inferiore interna. Oh, non si vede nulla. Ok. Qui. Come ultimo tocco per il trucco occhi vado a mettere un po' di mascara e utilizzo questo qui, il Super Curlaceous di Avon, che è appunto un mascara in curvante. Ok, e ne metto un po' anche sotto. Ok, il trucco occhi è finito. È comunque un trucco molto semplice e molto naturale. Finiamo il trucco. Andiamo a mettere un po' di blush e io ho deciso di utilizzare un pescato. Eccolo qui. Lo prendo con un pennello viso, lo prelevo, sbatto l'eccesso e lo passo. Questo per avere comunque diciamo un look abbastanza naturale, pensato per una cerimonia magari da giorno, una comunione, non so, anche un matrimonio, una cresima. Andiamo bene. Eccolo qui. Come ultima cosa andiamo a fare il trucco labbra. Io ho deciso di mantenermi molto nude mettendo appunto semplicemente un gloss. Utilizzo il mio solito gloss naturale dell'Avon della linea Moisture Seduction. Quindi lo stendo. È un gloss molto nutriente e molto luminoso.
Ed ecco qui. Allora, il trucco è terminato. Vi faccio vedere da vicino. Intanto fuori sta iniziando il diluvio, quindi sentite il rumore. Comunque, eccolo qui. Questo è il trucco occhi. Il blush, molto luminoso. E le labbra. Ragazzi, questo è il trucco, è finito. Penso che vi farò anche un outfit, diciamo, da cerimonia. Quindi penso che lo girerò direttamente oggi con questo trucco. Io spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Questo trucco mi piace tantissimo e questo blush lo ritengo davvero, davvero luminoso. È luminoso. Quindi niente, fatemi sapere se vi piace, lasciandomi un commentino qui sotto. Io vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!